hanno fatto un telefono che non ha internet. È l'iPhone. L'iPhone. No, sul serio. Davvero? Hanno, è l'offline phone. È andato sold out instant. Poi abbiamo il secondo, che tra l'altro mi appartiene molto perché è un po' la mia caratteristica, cioè il giullare. Sì. Magari ce l'abbiamo anche voi due. Giullare, secondo me. Ecco. Giullare di corte. Sì. Quindi si diverte, vuole godersi la vita. Cosa vi viene in mente? Qualche brand così? Keglevich. Allora Fanta. Ma infatti io volevo dire Coca-Cola, però poi ricordandomi gli spot di Fanta, sono sempre molto più frizzanti summertime, sai perché sono più belli? Perché sono fantastici. Assolutamente. Poi sai, come MailChimp, che ha la scimmietta. Sì, ok, davvero. StreamYard, che ha l'altro loghetto. Chiama me. Vedi, Ceres, Heineken. Potrebbe essere anche Duracell, però. C'ha quei orsacchiottini. Però Duracell ha più l'eroe, la sfida, quello che ce la fa. Non so se Red Bull potrebbe andare qui, perché a livello di comunicazione è molto sopra le righe, molto giullare. I primi spot di Red Bull. Però alla fine è sempre sulla sfida, quindi alla l'eroe. Fine è sempre sfida, ma perché poi si sono trasformati più sul sport estremo. Vero. Sì. Però all'inizio, se vi ricordate, gli spot di Red Bull erano veramente... hardcore, è vero anche che il giullare chiaramente è un po' come noi, ama fare le battute, scherzare, sì. E quindi questa è una caratteristica importante, cioè lui vuole rendere tutto più leggero, legare il gruppo, è forse per quello che tanti gioia. Brand di alcolici come hai detto Ceres, Heineken lo usano, sì. Sì, sì. Però è anche vero che Heineken, l'ultimo spot che stanno facendo è: se devi guidare, non bere, c'è l'Heineken zero. Sì, sì, sì. Forse per seguire il trend. Lo sta quello, un po' sì. Ribaltando, no? Però non so se hai visto il telefono che ha fatto Heineken. Il telefono perché il mio DJ è nato al Nameless Festival a Milano Suare, nello stand di Heineken, e loro hanno fatto un telefono che non ha internet. È l'iPhone. L'iPhone. No, sul serio. Davvero? Heineken è l'offline phone. È andato sold out instant, ragazzi. È un telefono di altri tempi. Certo. Dove non c'è internet. Di Flintstone. No? Quindi giusto, l'hanno fatto anche sponsorizzato al concerto, perché è una cosa che tu ti vai al concerto, fai il video, non ti godi più il concerto, e quindi sei sempre al telefono. Un cellulare senza internet. Un cellulare senza connessione internet. Beh, se lo puoi tenere, perché sennò... una macchina fotografica, praticamente. Esatto.